Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come potete vedere, non sono da solo, anche l'ambientazione è diversa. Infatti, per trattare questo tema super interessante, ho portato qui un ospite illustre, il buon Luca Mastrorilli, Lumastro, voce di Sky, che qualcuno di voi magari conoscerà. Piacere averti qua, Luca. Piacere mio, Ribe, ciao a tutti. E insomma, raga, avete letto magari dal titolo, oggi parliamo di un tema abbastanza delicato, perché riguarda proprio il cuore, il nucleo centrale, no, della nostra passione, che non solo è il calcio, ma il gioco di calcio per eccellenza, che fino ad ora è stato FIFA. Però abbiamo visto come nell'ultimo periodo, insomma, ci sono più galli, no, a cantare, perché abbiamo visto lo sviluppo di UFL che abbiamo seguito e che, anzi, spoiler, avremmo dovuto seguire anche più da vicino, però visto che la sede operativa è in Ucraina, non siamo riusciti, no, a portare quell'intervista che avremmo dovuto fare con il CEO Nashilov di UFL, ma si spera che la recupereremo. Un'altra avventura, esperienza dovrebbe essere quella di Goal, che magari qualcuno di voi avrà seguito perché tanto sponsorizzata da vari influencer, tra cui l'ex pro player di FIFA, Kurt. Ma adesso la cosa diventa un po' più delicata, no, Luca? Sì, sì, perché innanzitutto noi sappiamo, Matte, come hai un po' anticipato tu, che c'è questo accordo di licenza tra FIFA e EA Sports che scade il 31 dicembre di quest'anno, no? Proprio quasi durante i mondiali. Esatto. Proprio a metà, diciamo, quasi durante i mondiali. All'inizio pensavamo, dato che sappiamo che questo accordo al 99,999% non sarà rinnovato, perché la FIFA chiede praticamente più del doppio dei soldi a EA Sports e EA Sports dice va bene, grazie, andatevene pure. Non sapevamo se FIFA 23 sarebbe potuto uscire o meno. Adesso le indiscrezioni più quotate dicono che uscirà, e tra l'altro uscirà un titolo abbastanza rivoluzionario con due mondiali dentro, quello maschile e quello femminile. Però comunque il nostro interesse si sposta a quello che succederà dopo, certo, a quello che a questo punto sarebbe dovuto essere FIFA 24 e che non sarà FIFA 24. E lo possiamo dire abbastanza con certezza, visto che sei andato un po' a scavare, no, nel mercato ufficiale, che poi alla fine è quello dei vari brevetti che vengono depositati di anno in anno, e insomma hai trovato delle cose molto interessanti, perché entrambe le aziende hanno iniziato a mettere le mani davanti, come si suol dire in questi casi. Sì, qua vedi il nome EA Sports FC qua in mezzo, che non è una novità in realtà, perché come vediamo è stato depositato il 1 ottobre del 2021. Qua siamo in quello che può essere l'ufficio brevetti inglese, no? Io ho guardato sia quello americano, sia quello europeo e poi quello inglese, che tra l'altro è quello un po' più dettagliato come informazioni generali. E già a ottobre, ti ricordi, anche sulla Tana del Lupo, sui social, si diceva di questo titolo EA Sports FC. Adesso è stato confermato da più insider, come ad esempio Jeff Grubb, noto giornalista americano, anche esperto di videogiochi. Quello che fa la differenza è che qua sotto, vediamo, è stato appena accettato 11 marzo 2022. Quindi il titolo EA Sports FC, che alcuni pensavano potesse essere magari anche solo un titolo di una modalità del nuovo FIFA, sarà a questo punto quasi sicuramente il titolo di FIFA 24, tra virgolette, quindi di quello che sarà il gioco di EA Sports tra due anni. E questo è la prima. Per 10 anni è stato depositato, tra l'altro. Bravissimo, assolutamente, è stato depositato per 10 anni, fino al 1 ottobre 2031. Tra l'altro, 10 anni che sono esattamente la durata delle licenze tra FIFA e EA. Esatto, quindi l'hanno fatto proprio in maniera speculare. Assolutamente, assolutamente. Quindi questo è un primo tema fondamentale, perché insomma se ne era parlato per l'anno prossimo, invece sembra che per l'anno prossimo, diciamo, tolta quella che dovrebbe essere l'incursione di UFL, almeno per quanto riguarda EA e FIFA, bisognerebbe considerare lo stesso schema che è stato applicato. Sì, le cose probabilmente rimarranno come quest'anno. Sarà interessante vedere quanta rivoluzione ci sarà in questo gioco, perché sarà l'ultimo, però probabilmente rimarrà il titolo, diciamo, la condivisione. Assolutamente sì. E quello che ha fatto ieri, in realtà, proprio ormai è questione di questi giorni, si è chiamato la risposta da parte della FIFA. Abbiamo scoperto. Assolutamente sì, perché sempre facendo un giretto sul
sul sito inglese, no, dei brevetti, qua in mezzo evidenziato tu trovi un interessante FIFA Plus, e questa è la vera novità che non era ancora venuta fuori tanto, soprattutto in Italia in questi giorni, perché appunto, come dicevi tu, il 18 marzo 2022, quindi praticamente pochissimo tempo fa, FIFA ha depositato questo marchio FIFA Plus, tra l'altro con un logo ben definito, lo vedi lì, con me l'hai fatto notare tu, tra l'altro. Ricorda molto un joystick. Assolutamente, 18 marzo 2022, FIFA Plus, che probabilmente si occuperà anche di videogiochi. Anche perché lo notavamo in base anche a quello che è stato il brevetto depositato per FIFA E, che è il brand, diciamo, che copre tutta la parte sportiva delle competizioni ufficiali FIFA, quindi parliamo del mondiale per club, parliamo del mondiale di fine anno che incorona il campione, è l'unico, sono le uniche due insieme al marchio centrale che coprono anche un po' questo aspetto ludico e videoludico, no? Sì, perché qua quando depositi un brevetto, diciamo un trademark, tu devi indicare le classi alle quali il brevetto diciamo si rivolge. Quelli di FIFA hanno fatto le cose in grande, perché guarda quante classi si può, certo, rivolgere, si può rivolgere, stiamo parlando ovviamente di FIFA Plus, ad esempio la classe 4, olio industriale grasso, quindi, però dubito che si occuperanno di questo. Però la cosa interessante, come giustamente hai citato tu, è la classe 9 e soprattutto la 41. Perché cito queste due classi? Perché se noi andiamo nelle ultime righe della classe 41, noi troviamo Virtual Reality Games, Consumer and Video Game Entertainment Software and Hardware. E queste classi 9 e 41 le troviamo solo sul marchio FIFA registrato in quanto tale, quindi anche videogiochi, e FIFA E, come hai citato tu, che quindi si occupa di tutto l'ambito videoludico. Quindi trovarla anche in questa categoria sicuramente fa impressione, perché probabilmente magari anche non porterà niente, però si sono voluti cautelare, certo, a questo punto più indizi fanno una prova, secondo me, per quello che può essere un futuro videogioco direttamente pubblicato dalla FIFA a questo punto. Certo, e poi anche qui sarebbe da capire bene, perché comunque loro fino ad ora nella produzione del gioco si sono affidati a EA semplicemente cedendo la licenza, ma io dubito che alla base loro abbiano un certo know-how. E quindi poi ritorneremo al discorso di UFL, dove comunque ci sarebbe un gap di 23 anni con EA, quindi un prodotto che sì, viene rilasciato direttamente dalla FIFA, quindi un po' come se, non so, la Serie A rilasciasse il proprio prodotto, certo, calcistico, però nell'immaginario dell'utente, del videogiocatore, sai, rischia anche un po' di creare quell'effetto straniamento, perché ti dicono, ok, però il gioco FIFA è quello, però in realtà poi vai a giocare, non è FIFA, perché quello era della EA. Tu vai a comprare, dici dammi FIFA e... E in realtà FIFA è EA Sports FC 24, magari si crea un bel casotto. Infatti quello che hai detto è molto interessante. Secondo me è stato uno dei motivi che hanno spinto FIFA, la FIFA a regalare magari i 6 mesi di licenza in più a EA Sports. Perché ha detto, va bene, tu pubblica un altro gioco, nel frattempo io mi cautelo, provo a pensare e ragiono sul 2023, che sarebbe il gioco FIFA Plus 24, diciamo così. Perché probabilmente arrivati a questo punto, anche loro pensavano di risolvere tutta la questione prima, diventa difficile sia vendere la licenza all'UFL di turno, ok, o al 2K di turno, come per un gioco detto, che deve uscire, tra l'altro, che deve uscire infatti tra 6 mesi, e sia difficilissimo pubblicare, sviluppare un gioco appunto che deve uscire tra pochissimi mesi, anche perché ricordiamo che la promozione deve iniziare a giugno. Questo sempre Jeff Grubb è stato molto chiaro su questa cosa qui, cioè tutto il macchinone di promozione dei nuovi giochi inizia a giugno, mancano 2 mesi, quindi. Sì. E quindi questo secondo me ci fa anche capire che forse a quel punto, poi producendosi il gioco, si inserisce anche quel discorso, no, di cessione di licenze varie, che potrebbe anche essere poi monopolio esclusivo a quel punto di FIFA Plus, e agli altri rimangono le briciole quando si tratta poi di dover, diciamo, utilizzare tutti i marchi ufficiali anche dei vari campionati, eccetera. Vero in parte, nel senso che FIFA Pro, ricordiamo che è una cosa slegata, cioè FIFA Pro
non dipende direttamente dalla FIFA, cioè se tu ti presenti col doblone, okay, anche il gioco Lumastro Ribera Ribel può comparire con, okay, FIFA Pro e avere Cristiano Ronaldo e compagnia bella dentro. Infatti UFL, che ha pagato la licenza base tra virgolette di FIFA Pro, ha i suoi tot giocatori, certo. eSports FC continuerà a avere quei tot giocatori. Cosa cambia con la licenza FIFA? Cambia che non puoi più sfruttare tutto ciò che è mondiale maschile, mondiale femminile e tutte le cose che sono propriamente FIFA, oltre che chiaramente il titolo che è universalmente riconosciuto. Tutte cose che non sono state sufficienti per EA Sports a dire ti do il doppio, cioè ti meriti il doppio. Ricordiamo che Cam Weber, dirigente di EA Sports, ha detto che FIFA sono 4 letters on a box, cioè sono 4 lettere su una scatola e niente di più. Certo. È vero, perché poi alla fine tutto il resto ce lo mette, ce l'ha sempre messo EA, quindi chissà, ci aspetta un futuro abbastanza interessante con un sacco di novità, non tanto per l'anno prossimo, ma tra 2 anni secondo me ci sarà una vera e propria rivoluzione, ne faremo parte, dove probabilmente i giochi di calcio non saranno più 2 come adesso, ma se vogliamo anche considerare football, diventeranno 5/6, quindi... sicuramente 5 è il minimo a questo punto. Passare da un ventennio in cui è stato un duopolio, che poi alla fine era un monopolio, perché FIFA ha surclassato i football nelle vendite negli anni, facciamo. Adesso sarà come ripartire da capo praticamente. Sì, sia per quanto riguarda le vendite massive, sia anche per quanto riguarda, parlo di tutto il competitive, certo, ad esempio. Sì, perché sì, sappiamo che la struttura FIFA EA è anche più strutturata da certi punti di vista rispetto a quella di EA Sports. Quindi magari un gioco punterà di più alle masse, magari un gioco punterà più al competitive, ci sarà l'UFL che punterà a un certo tipo di, diciamo, di persone. Quindi è vero che parliamo di qualcosa che succederà tra 2 stagioni, però lo vivremo questa stagione, certo, perché uscirà un gioco che sa di essere già l'ultimo. L'ultimo, sì, che magari butta sia da un lato che dall'altro le basi per il futuro. Assolutamente. Raga, quindi per questo video è tutto. Secondo me abbiamo parlato di novità abbastanza grosse, quindi fateci sapere... Ce n'è di carne al fuoco, sì, eh. Fateci sapere nei commenti voi che cosa ne pensate, se avevate visto tutta questa questione relativa ai brevetti, anche se secondo me ve l'eravate persa, perché in Italia veramente non se n'era parlato. Io in descrizione vi lascio tutti i vari riferimenti di questi articoli, questi link che abbiamo utilizzato. Vi lascio anche le varie pagine social di Luca, di Sports Academy, come avete visto, che ci ha fatto da sfondo per questa specie di podcast. E nulla, Luca, grazie ancora per avermi accompagnato in questi 10 minuti. Grazie a te, Matte. E un salutone, ragazzi, a presto, ciao.